avete presentato il progetto I Giubilei, un progetto importante che rappresenta il momento della riconciliazione. Come nasce il progetto e con quali aspettative? Beh, il progetto nasce come racconto di un anno, dell'anno straordinario della misericordia, come una sorta di memoria di questa occasione che Papa Francesco ci ha regalato. Poi certo, quando si fa memoria di un evento si cerca anche il contesto dentro il quale questo evento nasce, e quindi è un documentario che raccoglie molti aspetti storici, iconografici, di teche. Il termine giubileo trae le sue origini da tradizioni antiche, legate alla cultura della Mesopotamia e dell'ebraismo. La parola riprende la tradizione ebraica che stabiliva ogni 50 anni un anno particolare inaugurato col suono di un corno d'ariete, Yobel in ebraico, da cui il termine giubileo. Lo abbiamo fatto anche con l'aiuto di esperti, docenti, storici, teologi, e mi pare che sia diventato un documentario che non solo ci permette di entrare in profondità in un cammino compiuto, ma anche che può permettere da qui in poi anche delle riflessioni, appunto, penso, di stampo sociologico, culturale e così via. Il giubileo, nei modi in cui oggi lo conosciamo, fa la sua comparsa solamente nel 1300. Dal punto di vista tecnologico, assolutamente l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, dal 4K, che tra un po' diventerà anche qualcosa di più del 4K, però per ora stiamo lavorando assolutamente con quello standard. Il lavoro sull'animazione in questo progetto in particolare, che non sempre va bene, ma qui con un certo azzardo abbiamo voluto inserire degli elementi che potessero proprio raggiungere anche un pubblico un po' più giovane e incuriosirlo ed interessarlo. Usualmente si mettono le parole sulla musica, noi qui abbiamo fatto un processo inverso, siamo partiti dalle splendide parole del Santo Padre e su quelle abbiamo inserito la musica. Un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre misericordioso che ha tanta pazienza. Un po' misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Questa inversione di paradigma cosa ha comportato? Ha comportato una esplosione emotiva di tutte quante le temperature del brano stesso, perché il fatto stesso, appunto, che i versi del Santo Padre non fossero stati composti, diciamo così, in forma usuale di canzone, ovvero con le rime baciate, una serie di cose, ma è un pensiero così sciolto, ha dato molta più libertà alla musica di esprimersi, proprio perché non aveva quelle attrazioni classiche della canzone tradizionale. Quindi ha creato un'apertura che a me ha colpito molto, e spero che sia ritornata al pubblico nell'ascolto.